Salve cari amiche ed amici, anche oggi sto facendo la spesa, come potrete vedere, dall'ambiente, però adesso tornando a casa farò un video spiegandovi come aumentare le visioni del vostro canale, il numero di iscritti e migliorare il rendimento del vostro canale di YouTube, perché io già avendo 30.000 e passa di visioni e centinaia di iscritti, centinaia, abbastanza, posso già sentirmi in grado di darvi dei consigli per almeno raggiungere i risultati che ho raggiunto io con tanta soddisfazione. Quindi appena torno a casa dalla spesa, che c'è stato il 3x2 o il 4x2, il 3x2 e il 4x2, farò un video ed editerò un video per farvi sapere come sono riuscito ad arrivare dove sono arrivato io in YouTube. Saluti a tutti e a presto, ciao! Salve care amiche ed amici, ho il piacere di annunciarvi che abbiamo superato quota 30.000 visioni, stiamo a quota 30.500 e passa, e quindi mi sento nella condizione di dovervi dare dei suggerimenti su come migliorare le visioni del vostro canale, anche perché mi avete già fatto delle domande in merito. E quindi dedico questo video alle risposte che mi sento di darvi, perché già sento di aver avuto un piccolo successo in YouTube. C'ho 152 iscritti, è un anno e due mesi che trasmetto, e 200 e passa di video, e come ho detto 30.500 e passa visioni. Io all'inizio ho visto un bel po' di video, un sacco, su come fare dei video che si possano vedere viralmente. Certo, i consigli che ho ascoltato erano tutti buoni: mettere un buon titolo, una buona descrizione, dei buoni tag e poi fare ingegneria sociale diffondendo il proprio video in Facebook, Google Plus, Twitter, Hi5 e tutti i centri sociali in internet, i gruppi sociali. Però a volte quello non basta, e poi dicono che bisogna parlare molto rapidamente, esprimere i concetti più importanti, non rimanere in silenzio, e fare di cose che interessano alla maggior parte degli spettatori. Anche quello può essere vero, però io ho visto col tempo che alcuni video miei, per esempio, che mi registro, mi filmo mentre faccio colazione e non parlo, ma neanche guardo in camera, li hanno visti 1000 volte o 600 volte. Altri video nei quali parlo secondo consigliano in internet perché il video sia interessante e ci sono effetti speciali, lo hanno visto 10 o 20 volte. Quindi in ultima analisi ogni suggerimento è buono, ma non è detto che il video che voi fate lo vedono per le seguenti ragioni, cioè perché ha un buon titolo, una buona descrizione, parlate molto. L'importante è fare le cose secondo estro, secondo quello che uno si sente di fare. Se vi va di parlare, parlate molto, se non vi va di parlare, non parlate per niente. Perché tanto l'importante è che il video piaccia a qualcuno e da lì in poi iniziano a vederlo in molti e soprattutto a ritrasmetterlo ad altri usuari. Altrimenti, se nessuno lo fila il video, può apparire in tutti i mezzi sociali
è come se non esistesse. Poi che altro vi vorrei dire? Che io non ci sarei riuscito da solo, ma è stato grazie a tutti quelli che hanno visto i video del mio canale. Quindi in realtà non mi posso dare dei meriti io. Devo ringraziare solo il mio pubblico che è stato così gentile da seguirmi fino adesso, per 1 anno e 2 mesi, 14 mesi. Come dire, non c'è una formula segreta. Non credete a tutto quello che magari in buona fede viene caricato nello stesso YouTube. Non c'è una formula per avere esito, ma esistono molte formule che uno si deve arrangiare e formulare da solo. Il successo non viene di colpo, difficilmente si ha con un solo video un esito virale, ma questo è buono. Perché se viene gradualmente il successo, uno sfrutta il tempo che impiega come una palestra per allenarsi ed arrivare a fare dei video di buona qualità. E via via che uno progressa, si perfeziona e vede che la gente lo segue sempre di più, perché fa dei video di migliore qualità. Comunque l'importante è occuparsi dei temi che a uno gli piacciono, non dei temi che uno crede che sono più visti. A parte quello, bisogna essere creativi, leggere molto di tutto e avere delle aspirazioni nella vita. Beh, queste corte suggerenze spero che possano servire a qualcuno. Adesso vi lascio, devo andare a leggere e anche a lavare i piatti della cucina. Vi auguro a tutti voi e a tutte voi felice Pasqua. Buone vacanze, che la passiate bene in famiglia e soprattutto ringraziandovi di guardarmi. Alla prossima volta, al prossimo video. Grazie di tutto. Vi raccomando, se potrete, fate dei tag, no, fate clic nei tag della pubblicità, nei banner della pubblicità, per favore, fate clic perché io sono disoccupato. E poi se volete, vedete tutti i video del canale, che io li ho fatti apposta perché siano visti. E spero che qualcuno di essi vi possa piacere. Ciao, però ecco, tutti i consigli che vi danno per come fare che i vostri video siano più visti sono solo delle suggerenze relative. A volte guardano dei video i cui autori non si aspettavano mica che lo guardassero migliaia o milioni di volte. A volte invece uno programma tutto perché lo guardino tante volte e non lo guardano manco una. E quindi, come ho fatto io, è semplice. Ho registrato quello che più sentivo di dover registrare. E poi in realtà hanno fatto tutto gli spettatori, avete fatto tutto voi. Quindi grazie ancora una volta. Ciao. Non c'è una teoria per una soluzione universale, insomma. Saluti dal vostro Saint Enchan e buona Pasqua.